Ciao a tutti Gucci, ben ritrovati dal vostro Andrea Nicolantoni in questo nuovo video di Yo-Kai Watch 2. Ok, continua il nostro viaggio ancora una volta all'interno della via del mistero, perché devo trovare uno degli altri boss da affrontare, che questa volta dovrebbe essere il boss di cui vi parlavo appunto nello scorso episodio, l'episodio di ieri, tutti manno, o come si chiama, batte la pesca. Quindi, cerchiamo di incontrarlo oggi. E se è a livello, se è nel percorso che si trova dietro la porta del livello 90, allora sono davvero cacchi amari, perché dovrò impegnarmi un pochino di più per batterlo. Però cerchiamo di non fasciarci la testa prima di rompercela, e quindi vediamo se effettivamente è lui il boss da affrontare. Ok, eccoci qua, salvo per sicurezza, diario, e salviamo. Però mi viene da pensare, Nerorco era nella seconda porta della via del mistero, qui, quindi doveva essere un pochino più debole del Nerorco affrontato, che si affronta normalmente nella boss rush. Però qui abbiamo Ragavatrax, quindi che qui ci sia Bluetooth? Forse no, perché Bluetooth lo si trova attraversando correttamente la strada sulle strisce pedonali, aspettando che il semaforo diventi verde e poi si attraversa. Se lo facciamo per una decina di volte, 10-15 volte, Bluetooth ci chiederà se lo vogliamo affrontare e possiamo scegliere o sì o no. Però vediamo chi c'è qui allora, potrebbe anche non esserci nessuno. Ad ogni modo c'è Ragavatrax. Wow, ti do il benvenuto, devi essere davvero forte per arrivare fin qui. Sei in via delle polpanime, dove l'armata delle polpanime si allena in segreto. Ti serve una chiave cervo per entrare, ma scommetto che ne hai una. Lì dentro non si scherza, devi essere almeno di livello 55 per tenere il passo. Ma livello 55? Scusa, qua che livello era? Ah, qua livello 70 era? Ah, io pensavo che era 55, 70 e 90. Invece anche qui è 55. Ok, allora, boh, entriamo. Chi c'è qui? Qui c'è Bluetooth. Ah, va bene, allora Bluetooth si può anche affrontare qui e non per forza attraversando correttamente il semaforo più e più volte. Va bene, non è un grande problema. Quindi i boss Chorus e Bluetooth sono di livello 55 anche loro in teoria? O sono più forti? Perché se sono più forti, ragazzi, a parte che già ci vorrà sicuramente tanto per reclutarli, quindi non so se li recluterò, però vi farò vedere la lotta contro di loro. E se hanno un cibo preferito, perché non mi sono documentato molto, voglio essere sincero. Ok, qui dobbiamo andare qua sicuramente sopra e non in basso, perché in basso sarebbe troppo easy. Ui, eccolo, finalmente vi riuscirò a capire bene il suo nome, che c'era scritto trova monete alla grotta salmastra. Sì, la grotta salmastra, tu ci porti Posidonio se non erro. Ci ho fatto anche un video, cioè una parte di video, e poi il resto del video era un'altra cosa. Ci porti Posidonio e con 7 frammenti ti dà una moneta del colore corrispondente ai frammenti, però è lui a decidere quale. E boh, proviamoci. Facciamo sto boss che essendo livello 55. Manitut. Vabbè, ho sbagliato a mettere tutti e man, dai, su. Dovrebbe essere abbastanza semplice. Non ho oggetti da usare. Come vedete ho acquistato un sacco di roba per... Che stavo facendo? Non mi ricordo. Però l'ho acquistata. Infatti il resto non ho poco e niente. A parte questo che ricarica un sacco di punti. Un carry abbondante, ce n'ho 3, ok. Provo a fare talismano forza su Homblu, che dovrebbe attaccare per primo. Dovrei attaccare le fiamme perché me le può lanciare contro. Però non credo serva più di tanto alla fine, Io Manipur l'ho sempre fatto senza rompergli le lanterne. A parte una volta che gliel'ho rotte per vedere cosa faceva. E niente, diventava tutto buio e non succedeva nulla. Ah, la lanciate?
Ma sei pezzente allora. Vorrei farvi una domanda. Voi vedete lo straordinario mondo di Gumball? Manipio mi sembra che abbia la stessa voce di Rocky. È uguale. Abbraccio Ador. Mio Dio. Oh, che succede? Ah, per farmi vedere dov'è? Ah, perché non si vede. Miauraviglioso. Ragazzi, potete attaccare, eh. No, dico, tranquilli, attaccate. Quando volete. Ma Luminotto, ok. Luminotto non ce l'ho ancora a 99, quindi dovrei evitare di stressarlo troppo. È andata. Anche questo video è abbastanza veloce, insieme allo scorso video, abbastanza veloci sono stati. Moneta cervo, vediamo che ci dà questa moneta. Allora, sono molto curioso ora. Yeah, bemmete. Se stavo un pochino più in là mi faceva un pochino male. Perfetto, siamo tutti contenti ora. E ok. Posso cascare? No, non si casca, meno male. Ok, dai, parte gli scherzi. Moneta cervo. Oi. Ah, che ci dia cose pessime questa slot? No, dai, non penso. Va sempre a fortuna, come tutte quante le slot che hai. Va bene, Cuccia, allora come sempre vi ringrazio per aver seguito questo video. Oramai è un rito per me ripetere... grazie per aver seguito questo video, perché comunque sia è solo voi che devo ringraziare se seguite i video e non qualcun altro. Quindi per me è un piacere ringraziarvi per aver seguito questo video. E come sempre vi ricordo che in descrizione c'è il link per Twitter. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E ci vediamo domani con un nuovo video. Domani è domenica. Sì, forse caricherò qualcosa. Bye bye.